Ciao Stefano, come Ciao, stai? tutto bene? Come mi vedi? Mi vedi un po' scuro? Mi vedo No, scurissimo. ti vedo chiaro. Ok, perfetto. Fantastico. Ottimo, Ho ottimo. sempre questi dubbi perché non riesco mai a capire. No, va benissimo, va benissimo. Ci sentono, ci vedono, quindi siamo tutti contenti. Tu come stai? Perfetto. Tutto benone, dai, sono stanco, morto già alle 6:30 e non è una cosa proprio bella. Come Però mai sei dai. stanco? Ho lavorato un sacco oggi. Sono ancora dietro, in realtà mi sa che stasera finirò tardissimo. Mamma mia. Oggi la to-do list va per le Ma nuvole. ciao. Continua ad aumentare, non smette mai di. Non riesco a finirle. Dai, ce la farai. Un po' di caffè e via. Sì. Ciao. C'è anche un po', una tanica. Una tanica, esatto. Sai come stai? Tutto a posto? Questa. Ok, Ok, ora ti sento. non so perché la sinistra anche ieri mi saltava, vabbè, fa niente. Cosa volevo dirti? Non mi ricordo. Questa oggi me la sono pianificata un po' leggera, perché neanche io oggi mi sentivo al massimo della produttività, quindi ho detto ok, facciamo quello che bisogna fare e poi basta. Sì, no. Vabbè. Se n'è un Ma poi sono cavolo. intelligente, ci sono dei giorni che non faccio niente, poi mi metto tutto insieme. Vabbè. Lo so, è un problema. È un problemone. Sì, Sono poi. super emozionato comunque per questa diretta perché io e la fotografia, ti giuro, ho una passione da anni e anni e purtroppo questo cavolo di virus che non mi fa andare in giro a fare fotografie, odio, odio Dopo profondo. sfrutterai la tua macchina fotografica come un pazzo. Sì. Se no, con la scusa che vai fuori a correre, no, ti porti la macchina fotografica con due foto riesci a farlo. Potrebbe essere un'idea. Cioè, però che se esco a correre porto anche fuori il cane, quindi verrebbero tutte mosse. Quindi Allora non è sì, proprio. questo è il massimo. Sono d'accordo. Se vuoi, iniziamo subito con le domande perché ne sono arrivate una marea. Marea. Ciao, Ci sono. Sociarelli. La Ciao fotografia è una ragazzi. gran bella passione, sì. Sono d'accordissimo. Bella idea, vedi, sono tutti d'accordo a portare fuori il cane. Ottimo. Iniziamo con la domanda più gettonata, perché me ne è arrivata più di una di questo tipo qua, che è: vorrei crescere su Instagram, sponsorizzare i post, può aiutare? Allora, questa è una bellissima domanda dal quale partire, perché cominciamo a dare già le bastonate. Allora, ci sono tanti fattori che devono essere messi in questo argomento, diciamo. Sicuramente se il tuo profilo non è curato, non porterai follower nemmeno a sponsorizzare. Perché quello che dico sempre, e questa però lo sentite parlare da un advertiser, non da un social media manager. Quindi potrebbero essere delle cose diverse. Dal punto dell'advertising, della sponsorizzata, l'aumento di follower deriva tanto da come è ottimizzato il profilo. Se il profilo è ottimizzato per raccogliere persone nuove, allora è possibile che comunque un aumento di follower ci sia. Ma se abbiamo già delle carenze nel profilo, è inutile, perché quello che spiego sempre quando faccio consulenze o aiuto anche i miei clienti da questo punto di vista. Se hai delle fondamenta che sono un po' sgretolate, non andrà mai bene. Anche perché l'advertising è un discorso di moltiplicazione. Se io Ok, ho una spiegaci. base, se hai una base che vale zero, tu moltiplichi zero. È Se vero. invece tu hai una base che vale già 10, allora sponsorizzi e sponsorizzi moltiplicando 10. Però devi arrivarci a questo 10. E se volete una chicca, costano un Vai. sacco di follower da sponsorizzare, da sponsorizzata. Minimo 1 euro a follower, ma ti arriva anche sopra i 5 o 6. Porca miseria, un sacco. E che consigli dai per massimizzare il risultato di una sponsorizzata? Hai parlato che deve essere un profilo ottimizzato. Ottimizzato, intendi? Prima cosa sicuramente la bio. Se la bio non attira e non spiega nei primi 3 secondi della nostra attenzione, perché non so se sai che su Instagram la nostra attenzione è di 3 secondi, non riuscirai mai a convertire, diciamo, questa visita in follower. Quindi bio, prima cosa. Seconda cosa, le storie in evidenza, che devono spiegare già che cosa fai.
Che E sono super poi sottovalutate le storie nelle sono super sitcom. sottovalutate, ma ti dico che anche le mie fanno schifo, eh. Ma è normale, come il fotografo che non ha le foto, il calzolaio con le scarpe rotte, insomma, Sì, siamo sempre là. pian piano poi si migliorerà. Però questa è la base, bio e storia in evidenza. E poi il feed deve essere perfetto, deve essere coerente con tutto quello che abbiamo detto prima. E se mancano questi fattori, spenderai un sacco di soldi senza raggiungere mai il Niente. risultato. Quindi sì, è da fare tutto un lavoro a monte prima di arrivare a quello. Non c'è la soluzione one click come per Sempre. salire di follower. Assolutamente no. Se no li Quindi compri, ma non so quanto ti valga no, alla la pena. fine dipende tutto dall'obiettivo. Qual è l'obiettivo? Avere il numerino più alto o avere effettivamente persone interessate che ti seguono? Siamo sempre là. Ma comunque sponsorizzare per raggiungere follower non è mai una buona idea. Infatti dopo c'è una domanda in cui secondo me puoi proprio Ok, sbizzarrirti. dopo spieghiamo allora perché. Quanti post sarebbe meglio sponsorizzare? Quelli che sono belli. Non c'è un numero preciso, dipende tanto dal tuo budget. Se hai 500 euro da investire in visibilità, prendi quelli che secondo te ti caratterizzano meglio, ma soprattutto dipende dall'obiettivo. Se hai un obiettivo di ricevere clienti, di attrarre clienti, allora andrai a sponsorizzare un tot di post che delineano quella caratteristica nel tuo profilo. Mentre invece se vuoi comunque aumentare la visibilità, allora vai magari nelle fotografie o nei post comunque che fanno vedere magari meglio le tue capacità, le tue skill, le tue competenze, e allora lì non c'è un numero. Lì vai proprio in quelli che tu ti senti più caratterizzanti. Non ti penalizza Instagram, non è che più fai sponsorizzate, meno ti abbassa, cioè più ti abbassa la visibilità, la copertura. No, perché Facebook e Instagram, comunque, parliamo sempre di Facebook, è Sì. un'azienda. L'azienda vuole i soldi, quindi più tu sponsorizzi, più lui è felice. L'importante è non fare l'errore di sponsorizzare a carretta, quindi continuare a creare sponsorizzate nel primo periodo nella quale noi abbiamo aperto il profilo o il business manager, perché altrimenti è una possibilità di ban. Perché Ah, devi un vedi. po' prendere la fiducia del business manager o di Instagram. Vedi, non sapevo sta cosa. Questa è la Bisogna principale evitare. causa di tanti ban. Quali altre cause di ban ci sono? Ma infinite. Infinite. Metodo di pagamento è un'altra molto, diciamo, colpita. Soprattutto tanti hanno problemi con PayPal, ma la soluzione è molto semplice: apri N26, Hype o tante altre carte di credito online e lì puoi veramente cambiarle di giorno in giorno, non è un problema. Tante volte io con i clienti gliene faccio aprire almeno 5. Quando hanno Così dei sono profili tranquilli. un po' che Instagram o Facebook non li vede proprio bene. Ok, vedi, è super interessante questa cosa qua perché magari non ci fai caso, non ci vai a pensare. In realtà, dopo vuoi anche pagare, ti No, penalizzano per infatti. quello. È un peccato. Infatti. La domanda successiva era: volevo sponsorizzare una foto sia su Facebook che su Instagram. Conviene far partire la sponsorizzazione da Instagram o da Facebook? Da Facebook assolutamente, perché da Instagram non puoi sponsorizzarla su Facebook. Vedi? Nel senso, Instagram è una sottocartella del business manager, diciamo, dove tu hai molte più potenzialità dal punto di vista delle call to action, quindi iscriviti, seguimi, manda il messaggio direttamente in direct, però il business manager rimane sempre la prima scelta da poter fare. Per chi non Ma sapesse cos'è il business manager, puoi dargli allora, un'infarinatura. il business manager è il centro operazioni, diciamo, di tutte le sponsorizzate, dove tu puoi fare molte più cose perché effettivamente è come un ufficio, un tuo ufficio, dove vai a scegliere il tuo target, il tuo pubblico, magari vai a creare proprio un pubblico personalizzato in base a interessi, Instagram e tutte queste cose qua, e crei effettivamente le sponsorizzate. Tante volte anzi no, è una domanda che dopo ci sarà e lo so, e quindi non mi fermo qua. È diciamo il Ok, vostro ufficio delle sponsorizzate. Dentro potete fare di tutto. però potrebbero un attimo migliorarlo in fatto di intuitività perché non è semplice. Cioè, quando arrivo là è un macello, mamma mia. Non è semplice, soprattutto dopo vari aggiornamenti che hanno fatto per iOS
l'ultimo aggiornamento di iOS, che è veramente un macello. Bene, sono Però contenta che lo confermi anche te, perché... sì. Beh, per me è semplice perché ci lavoro ogni giorno, ma so che per alcune persone può essere veramente difficile. Io all'inizio non ci capivo niente, eh. Oh, meno Quando ho iniziato io non ci male. capivo niente. Meno male. Oh, allora, la prossima domanda era... sì, non ho mai sponsorizzato un post, ma volevo iniziare per far vedere le mie foto a più persone. Quali sono le cose importanti da tenere in considerazione? Allora, qua dobbiamo spiegare anche cos'è la creatività. La Vai. creatività non intendo proprio l'ispirazione e robe così, ma la creatività per una sponsorizzata che comprende l'immagine, l'immagine visiva e il copy. In tutte le sponsorizzate questa è la prima cosa che dovete guardare, perché è l'unico, diciamo, elemento che attira l'attenzione effettivamente. E per un post vanno bene anche gli argomenti che abbiamo visto prima, quindi quello che ti caratterizza meglio, ma deve essere fatto anche sotto un punto di vista di logica. Ad esempio, se tu metti un tipo di fotografia che riguarda magari il lago di Garda, ad esempio, il copy deve essere strettamente legato al lago, senza pensieri, riflessioni, deve essere un qualcosa proprio strettamente legato, perché i due elementi devono essere legati e non può esserci qualcosa che porti l'attenzione fuori, perché come dicevamo prima abbiamo 3 secondi per poter attirare l'attenzione e in questa creatività deve essere tutto perfetto, altrimenti anche qua comunque stiamo sempre parlando di soldi e quando si parla di soldi è sempre un punto dolente, quindi Ottimo. dobbiamo avere tutto perfetto per non sprecare il nostro budget. Quindi creatività prima di tutto, copy. Creatività, Consigli copy sul copy? e com'è? Consigli sul copy perché è un argomento vastissimo. Allora, uff, mamma, mi fai sudare già, eh. Guarda, avevo acquistato il corso di copy di... Ah, adesso non mi viene in mente. Marketing Espresso, Sì. uno spettacolo, e lì si è aperto un mondo e ho detto, ok, non si tratta semplicemente di saper scrivere, qua c'è veramente un mondo No, no, no. dietro, quindi... Allora, ci sono diversi tipi di copy. Ci sono quelli diretti alla vendita, oppure persuasivi, oppure empatici. E a differenza del copy comunque che vai a scegliere per la tua sponsorizzata o per la tua fotografia o qualsiasi cosa comunque tu voglia sponsorizzare, hai bisogno di mettere degli elementi all'interno del testo che definiscono questo tuo sistema, questa tua strategia, diciamo. Sicuramente la prima cosa è l'headline. Quindi il titolo, quello deve essere subito un gancio, un qualcosa che fa domandare o rileva un bisogno della persona. Molte volte magari mi è capitato anche di vedere alcune sponsorizzate di fotografi per matrimoni dove la prima domanda è: hai bisogno di un fotografo o stai cercando di, non lo so, un esempio può essere, stai cercando di realizzare il tuo sogno? E tutto era collegato comunque a questo fatto di attirare clienti per la fotografia dei matrimoni. Tutto deve essere collegato, quindi testo che va a catturare subito l'attenzione, la parte centrale che va comunque a spiegare il perché tu stai facendo vedere questa sponsorizzata all'utente e la conclusione che è la call to action. E un consiglio, se avete un sito web dove volete far atterrare le persone, mettetelo anche nel copy, perché si alza di tantissimo la conversione. Cioè, proprio la scritta www. Sì, e ad esempio clicca qui con la manina e sotto metti HTTP, oppure puoi fare anche, poi, come si dice? Ah, fare i short link. Sì, esatto, gli short link. C'è Bitly, ad esempio, so Sì. Anche che si usa molto, ma ce ne sono tantissimi altri, basta Google cercare su Google. Shorts può essere. Sì. Super, davvero il mondo c'è là dietro. Mondo. Sì, dovremmo fare solamente una diretta su quello. Sì, una diretta di un paio d'ore sul copy, veramente. Esatto. Quindi possiamo andare avanti. Ho visto le tue storie con i sottotitoli che compaiono. Come le fai? Allora, ci sono delle applicazioni che lo fanno apposta e si chiamano allora Auto Caps per Android e Clips per iOS. Ok. Sono proprio due applicazioni che fanno questo.
lo caricano in automatico e tu dopo vai a modificare magari dove sbaglia. E Ok. sbaglia un pochino, quindi dai un occhio. Quindi è meglio controllare. Sì, infatti mi fa Controlla. benissimo mettere i sottotitoli nelle storie parlate perché io per prima non ascolto l'audio delle storie parlate, cioè leggo e basta. Quindi Lo faccio da un assolutamente. po' di tempo, io, ma è una cosa che mi è comparsa nell'ultimo periodo perché anche prima guardavo solo le scritte, anche per un modo più veloce di guardare le storie comunque. È vero, è vero. Ma poi anche perché non sempre puoi attivare l'audio nel luogo in cui ti Esatto. trovi quando stai guardando le storie, quindi assolutamente. Esatto. Per cui se fate storie parlate e non mettete i sottotitoli, metteteli. Metteteli assolutamente. Prossima domanda. Volevo sponsorizzare delle stories. Cosa mi consigli? Ok, allora, dipende. Cioè, che tipo di storie? Allora, provo a fare un ragionamento generale. Vai. Le storie che vengono sponsorizzate, l'80% sono sbagliate. Perché sono fatte proprio in modo non corretto per la persona che va a guardare la storia e quindi non capisce subito il senso. Ho fatto alcune storie in evidenza, tra l'altro, che vanno a spiegare molto bene, secondo me, questa struttura, ma ve la spiego velocemente adesso. Praticamente nello schermo del cellulare ci sono tre fasi, ok? Tre parti. La prima parte, che è questa qua, che tocca la fine della testa dove non ci deve essere niente, deve essere proprio vuoto. La parte centrale, dove siamo noi, dove si vede comunque che stiamo parlando, facciamo vedere magari anche delle immagini o robe così, e l'ultima parte, la terza parte, che è dove mettiamo i sottotitoli o la spiegazione. Perché questo? Perché l'occhio della persona va dall'alto verso il basso e la prima cosa che vede, anche molto spesso nelle fotografie, è la parte centrale della fotografia e poi si va a Certo. spostare grazie alla regola dei terzi. È Esatto. la stessa cosa. Guarderà prima il nostro viso e poi va giù a scendere per leggere i sottotitoli o comunque le scritte che abbiamo messo. Perché questo è utile farlo? Perché molto spesso la call to action è il tastino che tiri su Lo dal swipe. basso. Quindi fai scendere la vista dell'utente fino a quando non arriva alla call to action, dove lui è già lì, ha già capito che cosa deve fare e perché lo deve fare, allora è molto più facile che scorra in su. Bellissima sta cosa. Sì, non basta fare la sponsorizzata e aspettarsi i risultati, c'è lo studio dietro. Quello lì è un problemone e mi piacerebbe che tante persone lo capissero perché purtroppo chiude tante strade questa cosa, questa magari noncuranza degli elementi fondamentali, non solo delle storie, anche delle sponsorizzate di altro genere. E dopo E magari una uno volta. dice non funzionano e Esatto, molla. esatto. Le cose funzionano sempre, l'importante è capire come si fanno. E saperle fare. Per quello ci si affida ai professionisti specializzati in quello, perché sennò diventa un macello. Sì, quello sì. La prossima domanda è: quando sponsorizzo un post, è meglio che imposto il budget che mi suggeriscono o devo metterne un altro? Da Instagram, penso. Penso che parli di Instagram, sì. Allora, quello lì è indifferente, nel senso il budget molte volte viene preso un po' sotto gamba. Perché viene detto magari, ok, ho 50 euro da spendere, metto 10 euro al giorno per 5 giorni e va bene così. In realtà il budget è uno degli elementi per i quali le sponsorizzate non funzionano. Perché il budget deve essere capito e studiato in base al pubblico che noi andiamo ad utilizzare. Se noi utilizziamo un pubblico di 1 miliardo di persone, 50 euro non bastano. Se andiamo ad utilizzare un pubblico di 1 milione di persone, 50 euro possono bastare, ma sappiamo che quella sponsorizzata la faremo vedere solamente una volta. E con una volta è molto difficile che le persone facciano l'azione che noi stiamo richiedendo. Quindi il budget per capire quale utilizzare, dobbiamo andare a vedere uno il pubblico e due l'obiettivo che abbiamo. Se ad esempio l'obiettivo che stiamo mettendo è conversioni, ma anche se da Instagram comunque è un po' tutto un argomento a sé. Dobbiamo capire anche che conversioni costa di più rispetto al traffico e quindi il budget sarà da utilizzare di più. O comunque si deve restringere il pubblico, ma anche qua se restringi il pubblico il CPM costa di più. Sono tante cose da sapere, però fa
Fate conto che il budget deve essere in linea con l'obiettivo e con il pubblico che avete voi. Quindi un elemento che può esservi d'aiuto: ogni 16 euro potete colpire 1.500.000 persone, però una volta sola. Ok. Sì, targetizzare le persone è fondamentale, cioè durante la sponsorizzazione, perché altrimenti rischi di buttare un sassolino nell'oceano e chi ti Esatto, è vede, proprio. magari spendi soldi per persone che neanche interessa quello che stai pubblicando. E Esatto, quindi. è proprio così. Fate conto che state andando a pescare. Se ci sono 1.000 pesci in un lago però di 1 milione di litri, se buttate un Hai voglia? vermicello è molto difficile che vi venga su. E lo buttate tra l'altro una volta, cioè fate plup. Esatto, e sei là così, speriamo. Esatto, il funzionamento è lo stesso. Quindi andate a pescare, imparate come si pesca, poi Nella fate le pozzanghera dove si impara a sponsorizzazioni. pescare. Esatto. La prossima domanda era, per promuovere una promo su un servizio fotografico, presumo che sia proprio magari mini session o cose simili in funzione di Natale, primavera, cose simili. Che tipo di sponsorizzata mi consigli? Lead generation, sicuramente lead generation, che è poi la cattura di contatti. Qua se abbiamo una promo vuol dire che comunque tu hai già un tuo servizio, lavori già in questo campo e quindi hai bisogno di attirare clienti con questo gancio che è poi la scontistica che hai messo per il tuo servizio. La cosa migliore è sicuramente non farlo da Instagram, ma farlo dal business manager, andare a creare un modulo di Facebook e attirare l'utenza grazie a questo gancio, che è poi lo sconto per la promozione che stai avviando. Fatto questo, ti arriveranno i contatti degli utenti e tu potrai ricontattarli o generare una newsletter o un email marketing comunque che riporti magari il coupon piuttosto che una messaggistica specializzata o specifica, e da lì cominci a scremare tutti gli utenti. Una cosa, anche qua un consiglio che posso dare, c'è una grossa differenza tra lead generation fatta dal modulo di Facebook e da una landing page che noi abbiamo esterna. Perché il modulo di Facebook è molto meno filtrato, quindi è molto probabile che ti arrivino tanti utenti, ma di Poco poca qualità. interessati. Se invece voi create una landing page separata, ciao Matteo, che tra Ciao l'altro è. Matteo. Meglio di lui non posso per nessuno. Landing page separata, praticamente qua avrai molti più filtri, quindi meno persone che possono entrare magari in questa landing page perché è un passaggio in più e quindi deve essere proprio attratto questa persona, questo utente. E lì, come diceva appunto Matteo, si mette un lead form, quindi un form di contatto dove vai a mettere magari nome, email, numero di telefono se vuoi ricontattarlo. Attenzione alla privacy policy, dovete per Mamma forza mia. avere la privacy policy perché altrimenti non si può fare la lead generation. Sì, Quindi queste sono sono super tutte cose da dettagliate. tenere d'occhio, però possono portare grandi risultati se fatte bene, se fatte correttamente. Sì, quella cosa della privacy è fondamentale. Guai se no, se non c'è. Esatto. Super chiaro. Hai aperto un mondo anche lì. Sì. Sì, La prossima domanda che ci è arrivata è. Hai dei consigli particolari su come strutturare il testo di una sponsorizzata? Che allora, un po' quello che abbiamo detto prima. in parte ne abbiamo già detto prima. Andiamo magari a completare un po' il discorso. Oltre l'headline, quindi il testo accattivante, il titolo accattivante che deve comunque attrarre, c'è una serie di sequenze che possiamo inserire per comunque portare l'utenza a finire la nostra sponsorizzata e quindi a fare l'azione che noi richiediamo. Sicuramente è quella di creare il bisogno o se non andiamo a crearlo, invece di identificarlo, quindi identificare il bisogno della persona che sta guardando la nostra sponsorizzata. E anche per questo ci aiuta molto bene la targetizzazione, quindi metà del lavoro ce lo fa già il pubblico, la scrematura iniziale che facciamo. Qua andiamo a creare magari un copy empatico che porti la persona a interfacciarsi con il nostro testo, a vedersi all'interno di questo testo e successivamente a
dire, ok, io mi raffiguro in questa persona che tu stai descrivendo. Allora, molto probabilmente questa sponsorizzata parla di una cosa che per me è utile. E allora andrò a continuare tutto il testo fino a quando arrivo alla call to action e faccio questa benedetta azione che noi vogliamo. Il copy è la Però, chiave. esatto, però molto spesso le cose non si fermano qui. È per quello che il retargeting è una cosa essenziale perché deve essere pubblicato e condiviso nello stesso momento in cui viene condivisa la prima inserzione. Ciao Perché Gabri. subito andiamo. Ciao Gabri! Ero talmente concentrato che non stavo guardando la Io guardo chat. sempre se ci sono domande. Dicevo, il retargeting deve essere messo, deve essere pubblicato nello stesso momento in cui si pubblica la prima inserzione. Perché una volta, come dicevo prima, non basta. È come quando tu vai a conoscere delle persone nuove, non gli parli una volta e già subito tuo amico. Devi parlargli due, tre, quattro, cinque volte. Quindi inserzione, alta frequenza e poi si parte con il retargeting. Spettacolo altro mondo. Questo Sono. retargeting è molto molto interessante. In effetti si pensa che si cercano sempre le soluzioni immediate, no? Vuoi sempre fare, ok, faccio questa cosa, mi aspetto subito qualcosa in cambio, qualcosa, un ritorno immediato, ma in realtà c'è sempre da Sbaglia lavorare, continuo. sempre da analizzare. Esatto. Anzi, come dice Gabri, il retargeting deve essere centrato e preciso. Infatti, l'utilità del retargeting non è quella di descrivere una cosa totalmente diversa da quella che hanno visto prima, ma è quella di completare il discorso per quelli che magari ancora non hanno ben chiaro la funzionalità della nostra sponsorizzata o il nostro obiettivo. Ma se non è già ben chiaro, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa nella prima parte. Perché deve essere subito chiaro. Però abbiamo la possibilità, grazie al retargeting, di prendere tutte quelle persone che magari non si fidano ancora, non Che vanno hanno a qualche pubblicare l'azione. obiezione. Esatto, e quindi noi le prendiamo, le riprendiamo e gli facciamo fare, le riportiamo all'interno del processo. Ok, fantastico. E là però bisogna conoscere bene il target, perché per riuscire a fare tutto il retargeting, quindi conoscere magari i bisogni e le obiezioni che potrebbero fare, serve conoscere il target. Esatto, e molto spesso in questa parte del retargeting si deve conoscere bene il pixel che utilizziamo oppure tutta la struttura comunque che abbiamo creato per la nostra sponsorizzata. Per questo dico che è molto meglio comunque usare sempre il business manager perché hai molto più controllo sulle sponsorizzate e su una cosa che tu non puoi controllare è molto difficile migliorarla, anzi quasi impossibile. Sì, perché poi se non hai neanche delle metriche da misurare, cosa fai? Cioè, non sai neanche dove Esatto. andare a parare alla fine. Esatto. No, assolutamente, d'accordissimo. Allora, la prossima domanda, che mi sono persa qua nella lista. Sì, consigli su che immagine utilizzare per una sponsorizzata che funziona? Ok, allora, anche qua dobbiamo stare purtroppo nel generale perché ogni creatività, cioè scusami, ogni obiettivo ha una creatività diversa da utilizzare. Posso fare un esempio molto banale, nelle inserzioni magari per dei ristoranti bisogna mettere una foto di un piatto e molte volte vedo cose sbagliate invece. Cosa vedi di solito? Il ristorante. Ma le persone non vanno lì per comprare mobili, vanno lì per mangiare, devi far vedere e mangiare. In Ok, effetti sì. anche nella fotografia questa cosa è una cosa molto sbagliata. Se io faccio fotografie per matrimoni, devo mettere fotografie di sposi, non dell'ambientazione, perché devo concentrarmi sul mio obiettivo, su quello che io voglio far trasparire nella mia sponsorizzata. Riguardo ai colori, tempo fa, adesso non so se è più così perché da quando è appunto partito il virus non mi impegno più per fotografia. Molto spesso andavano le fotografie desaturate Ok. con maggior colorazione di azzurro, aveva un 20% Ok. in più di conversione e colori più accesi comunque, molto più Più brillanti. luminose. Più luminose ma desaturate. Sembra un controsenso, Sì. ma Esatto. colori più chiari ma desaturati. Tutto molto più soft. Esatto.
Esatto, ad esempio lo scuro, invece adesso va molto lo scuro. Adesso lo scuro va molto di più. Un paio di mesi fa, anzi, anche 6-7 mesi fa, andava molto le immagini così. È vero. Poi c'era la moda dell'erba, praticamente quasi erba secca, color arancione. Sì, Ci sono esatto. sempre le mode di Esatto, un po' recente. come quando da Photoshop togli aberrazione cromatica, lì la metti Esatto. invece. Ma lì dopo è sempre a seconda dei gusti di quello che vuoi, di quello che piace a te. Ecco, una cosa che invece voglio consigliare da un punto di vista personale, fate quello che vi caratterizza di più, quello che vi piace di più, perché le persone devono prendervi non solo per visibilità, oddio, è bravissimo, ma per quello che trasmetti. Quindi se a te piace un tipo di colore nelle tue fotografie, utilizzalo, nessuno te lo vieta. L'importante è cominciare a capire come funzionano le sponsorizzate per poter aumentare la visibilità sul tipo di target che apprezza quel tipo di fotografia. A Esatto. È tutto un lavoro a monte per poi arrivare monte, lì. sì. Sono d'accordissimo, anche perché se no, se ti mostri in un modo, oppure fai vedere delle foto perché vanno di moda, dopo comunque tu non sarai contento, le scatterai già male, le elaborerai peggio. E quando le persone magari ti incontreranno dal vivo il giorno del matrimonio, oppure durante un incontro, metti via Skype o via Zoom. Vedono che non c'è corrispondenza e quindi secondo me Esatto. perdono anche di fiducia perché dicono: ma come, io avevo visto una cosa e adesso ne vedo un'altra. Esatto. Anche tra l'altro, questa cosa è molto utile per originalità. Cioè, comunque, tu devi trovare un po', almeno nella fotografia, e poi io non sono un esperto, quindi picchiami di botte in caso se dico delle cose assurde, però comunque lo stile della persona, del fotografo, deve essere anche un po' originale, magari anche prendendo ispirazione dagli altri, però se ti identifichi sotto un punto di vista magari di un dettaglio particolare, di un utilizzo dei colori, delle ombre, delle luci in modo particolare, anche le sponsorizzate automaticamente, come dicevamo prima, vanno a moltiplicare questo tuo dettaglio, quindi ti fai conoscere sotto questa tua caratteristica particolare. Fatti conoscere quindi sia il target, ma conoscere anche un po' se stessi, perché in questo modo Soprattutto. sai cosa esaltare, sai come differenziarti. Esatto. È vero. Questo fa tantissimo, anche nelle storie parlate, infatti è utilissimo. Sono utilissime le storie parlate proprio per far vedere in cosa ti differenzi. Nessuno sarà mai come te. Per Guarda, cui. su questo punto tante persone mi hanno detto che io faccio troppo lo stupido Dai. nelle storie, No, a me metti un ma sacco ho. di simpatia. È questo il mio, cioè, la mia persona è molto simpatica, nel senso, a me piace fare le battute, anche quelle proprio brutte, che nessuno capisce, ma rido solamente io, però io mi diverto. Quindi io mi diverto, ma la mia risata magari contagia qualcuno. E infatti, negli Esatto. ultimi periodi, almeno quando ho aperto comunque questo profilo, ho molto successo nelle storie, perché capiscono che questa mia personalità non la faccio perché sono su Instagram. A me non me frega niente di essere su Instagram o da qualche altra parte. Se tu mi vedi in mezzo alla strada, probabile che io stia facendo lo scemo, però sono fatto così, ragazzi, non posso farci nulla. Beh, E attiri le persone a cui piace questa cosa qua. Quindi saranno tra perfettamente il l'altro, target. dico la verità, molti clienti li ho attratti per questa Ma caratteristica. guarda, sono convintissima. Perché anche io preferisco molto di più vedere dall'altra parte una persona molto più spontanea, che ride, scherza, si prende un po' in giro, piuttosto che quelli super perfetti, che li vedi che Sì. A ostentano. me stanno proprio sulle scatole. Non posso dire, quelli perfettini a me proprio dai. Divertiti, È vero, sì. ci vuoi fare qualcosa. È vero, sì. Sono d'accordissimo. Prossima domanda. Oh, secondo te serve ancora avere Facebook? Gusti, certo che serve avere Facebook. È la piattaforma social più usata. Quindi. Non puoi scapparci, su Facebook devi starci. Anche perché tutte. Allora, una previsione è che comunque in futuro tutto sarà sotto il controllo di Facebook. Pian piano si sta prendendo tutto e Beh, le già guarda persone il business comunque. manager. Esatto. E quindi cioè, le cose è che Instagram di per sé basta solo se fai le cose in organico, senza investire dei Senza l'interno. soldi. Ma
Ma comunque, se vuoi crescere nel tuo business, creare il tuo business in modo ve non veloce ma strutturato, hai bisogno comunque di investire. Il miglior investimento è studiarsi l'utilizzo di Facebook. E non so se riguardava nel modo specifico il business manager, però Facebook comunque è tuttora il social più utilizzato e dove ci sono più utenti attivi al giorno. Vedi, perché magari viene Quindi. vista un po' come una piattaforma sorpassata, perché adesso c'è Instagram, Clubhouse, Pinterest, quindi Facebook viene un po' lasciato. Sì, ma fateci caso, un controllo su Facebook lo fate comunque ogni giorno, anche se non siete interessati, però quell'app l'aprite comunque. È vero. Magari stai tutto il giorno su Instagram, però quel controllino a Facebook lo fai. Esatto, È vero. esatto. Oh, la prossima è: funzionano di più le sponsorizzazioni su Instagram o Facebook? Allora, qualche mio collega mi bastonerà per questa affermazione, ma business manager. Facebook è sempre meglio utilizzarlo. Io ho fatto alcuni test su affermazioni che ho sentito in giro, tra le quali Instagram costa di meno, ma non è assolutamente vero. Costa di meno semplicemente perché gli obiettivi sono differenti. Se tu vai a mettere un obiettivo traffico, o interazione con i post, per forza costa di meno, perché Instagram ti fa fare solo questo. Quindi vai comunque a spendere dei soldi per una visibilità in più, ma che si ferma all'interazione dei post. Per questo dico che per magari aumentare la visibilità va bene Instagram, ma se vuoi farlo in modo più specifico e dettagliato, sempre meglio Business Manager. Sì, se vuoi avere magari E una strategia, vuoi avere un obiettivo un po' più concreto, meglio Business Manager. esatto. Se vuoi vendere, se vuoi quindi utilizzare l'obiettivo conversioni, business manager è la miglior cosa, anzi l'unica cosa da fare, non ce ne sono altre. E quello lì costa per forza di più, ma perché stai andando a richiedere un'azione molto più impegnativa all'utente e che poi costa di più. Se te la sai gestire, il CPM, che è poi il costo per 1000 impression, puoi abbassarlo drasticamente, anche con le conversioni. Questi gli esperti del settore lo sanno. Gli esperti del settore lo sanno, adesso non lo dico. Ovviamente. No, mi sembra anche giusto. dico tutto, lasciatemi qualche scusa, segreto, no? già qua abbiamo svelato praticamente tutto. Volevo dire a chi ci segue che se avete domande, scrivetele pure o nei commenti oppure fate proprio nel tastino dove ci sono le domande, potete inserirle direttamente lì. Così quando abbiamo finito qua, rispondiamo là. Assolutamente. La prossima è: ho provato a sponsorizzare una foto su Instagram, ma non ho preso né follower né like. A cosa può essere dovuto? Sbagliata targetizzazione? Allora, detto così, penso proprio che sia una targetizzazione sbagliata. Scusami, mi diceva che ha sponsorizzato da Instagram? Ok, allora molto spesso quando viene sponsorizzato da Instagram c'è un problema particolare, che sono i follower. I follower del profilo sono un problema bello grosso, perché molto spesso quello che facciamo non è andare a creare un pubblico, ma utilizzare la spunta dell'automatico, dove va a targetizzarti persone che sono molto simili alle persone che ti seguono già, ai tuoi follower. Il problema è che molto spesso noi non possiamo controllare e conoscere le persone che ci seguono e alcune caratteristiche magari ci possono sfuggire, come ad esempio ci sono dei nostri 1000 follower, 200 hanno messo il follower per fare follow unfollow, sono targetizzate anche queste. E quindi andranno a prendere le persone simili a queste caratteristiche. Oppure ci sono i Quindi, ghost ciao, follower messi là così a caso. esatto, Oh, ciao. follower inattivi, ghost follower, tutte queste cose qua vengono targetizzate e è probabile che la tua inserzione venga vista solamente in India, ad Mamma mia, esempio. ok. Per quello forse il E power. quello è un problemone, quindi per utilizzare l'automatico, la targetizzazione automatica, bisogna fare settimanalmente una pulizia dei follower. È una cosa brutta, ma che serve. Tu la Cioè, consigli la brutta in pulizia realtà, dei serve. Com'è? follower? Perché io ho sentito persone che dicono sì, assolutamente devi fare pulizia, ti si alza l'engagement, altri che dicono no, non toccare assolutamente i following.
Sì, tutte e due, sia i seguiti che i follower. Ok. La pulizia va fatta sempre. Ma Cosa? per logica, ragazzi, eh. Cioè, se mi arriva un follower che vedo che ha zero post, 6.000 seguiti e zero follower, cioè, lo devo lasciare lì. Non avrà mai interazioni con me. Per forza si alza l'engagement. È tutto un discorso di angoli, eh. Vi spiego questa cosa degli angoli Vai, perché vai. magari qualcuno non lo sa. È come se voi, con il vostro profilo, steste in una stanza, al centro della stanza, con i quattro angoli. I quattro angoli sono caratteristiche di persone diverse. Però se io lascio i follower come sono, come arrivano e non li controllo, capita che questa stanza si sovraffolli di persone che non sono utili a me alle quali io non posso essere utile. Ad esempio, le persone che magari inglesi o americane o delle altre parti del mondo che non sia Italia, io le tolgo tutte perché so di non poter essere utile per loro perché i miei contenuti sono in italiano. Quindi devo fare pulizia. E questi angoli servono anche nelle sponsorizzate, nei profili social, qualsiasi campo dell'online, diciamo. Quindi no, non facciamoci prendere dai numeri di follower. Bisogna No, andare no, oltre i no. numeri. E siate felici quando perdete dei follower. È sempre una buona cosa. È No, vero, vuol dire che sicuro. È si. la cosa migliore che vi possa succedere durante la giornata, perdere un follower. Vuol dire che le altre persone che sono interessate hanno più spazio di vedere i vostri contenuti. Fine. È Ragionatela vero, così. sono d'accordissimo. Ah, e poi c'è l'ultima domanda che ci è arrivata. Grazie Nino, siamo felici che ti piaccia la diretta. Se hai Grazie. domande, scrivicele assolutamente. L'ultima domanda mi piace un sacco perché effettivamente me la sono fatta anch'io. Da un paio di settimane sotto quasi tutti i miei post compare questa scritta. Non so se a voi è mai capitato, questo post supera il 90% dei post precedenti, dei post più recenti. Effettivamente è più efficace e merita di essere sponsorizzata o vogliono solo i miei soldi? Mi è Allora, piaciuto come me l'ha scritto, viva la sincerità. maledetti! Allora, come metterla bene? Allora, praticamente quando un post va meglio degli altri, è comunque sempre meglio sponsorizzarlo se ne avete la possibilità. Perché per il processo che dicevamo prima è un discorso di moltiplicazione. Quindi, se solitamente voi avete 50 like sul vostro post, e arriva uno che fa il botto e vi arriva magari a 100, sponsorizzatelo perché vuol dire che ha di bella fattura, ha di qualità, ha della qualità comunque da trasmettere ed è per quello che è andato bene. Non c'è un altro modo per spiegarlo. Semplicemente se è piaciuto vuol dire che piacerà. Quindi se ti dice effettivamente è andato bene, è andato bene. Se vuol dire sì, esatto, ma poi tra l'altro puoi vederlo anche nei dati statistici. E Esattamente. lì te ne accorgi subito se è andato meglio. Vai a vedere nelle varie voci dei dati e capisci che effettivamente è andato meglio. Quindi, se ne hai la possibilità, io sponsorizzerei assolutamente. Magari, Instagram. ecco, non Vai, vai. troppo, però non fatela durare troppo quella sponsorizzata Cosa da Instagram. consigli? 2 o 3 giorni? 2 o 3 giorni. 2 o 3 giorni, magari con un budget di 10 euro al giorno, Ah, ok, giusto per quindi aumentare un budget po' la alto, ma visibilità. budget alto, ma poca durata. Sì, su Instagram sì, perché tanto i profili, cioè, scusami, i post hanno una ciclicità. Quindi dopo 40, 48 ore comunque smettono di crescere, anche se adesso è aumentato un po' questa ampiezza, diciamo, di mantenimento del post. Quindi potrebbe essere fatto un test anche più a lungo termine. Comunque andrà sempre bene, però il fatto è che più andiamo avanti, più il pubblico si deteriora e più c'è bisogno di fare delle modifiche, tra Ok. cui su Instagram comunque non è possibile farle Quindi tu modifiche. consigli di sponsorizzare l'ultimo post che hai pubblicato e non magari uno che hai pubblicato una settimana fa? Esatto. Io consiglio di fare l'ultimo da Instagram, ma se volete fare un test anche in quello di prima, non è detto che non vi arrivino visualizzazioni e interazioni, anzi, vi arriveranno sicuramente, ma quello che voglio consigliare è, diciamo, non la perfezione, però quasi. Quindi se volete utilizzare il vostro budget nel modo migliore possibile, è meglio andare anche seguendo le regole di Instagram. Ottimo.
Bellissimo, ci piace. Se avete domande, ragazzi, fatele pure. Io controllo che magari ascoltandoti immersa nel retargeting mi sono persa qualche domanda. Stavo guardando anch'io, no, non mi sembra. No, no, Sì, sono sì. stati tutti. Vuol dire che sei stato chiarissimo. Meno male. Meno Meno male, è il mio lavoro essere chiaro. Sei stato promosso. Oh, io ho una Sì. domanda adesso, così last second. Il post di Instagram che viene valutato superiore alla media rispetto ai tuoi recenti post, si basa sulla copertura, sul numero di like? Su tutto. E voi potete tranquillamente vedere quanto è andato bene il vostro post facendo una semplice divisione, che è la copertura diviso i vostri like. E vi viene un dato, una percentuale, scusami, copertura diviso like per 100. Ok. O no, era il contrario, aspetta, non mi ricordo. No, era like, scusatemi, like diviso copertura per 100. Questa percentuale è quanto è andato bene il vostro post. Se supera, ad esempio, il 20%, vuol dire che è andato molto bene. Stasera quindi tutti a Provatelo, con la perché io, calcolatrice. allora, non l'ho mai fatto io, l'ho provato un paio di volte per vedere effettivamente quanto fosse la percentuale. Ve lo sto dicendo così off topic, perché potrebbe essere un dato utile, Utile. ma lo potete vedere tranquillamente anche da Ninjalytics, che ragiona in questo modo. E così è molto più semplice, non dovete fare Già calcoli. tutto Ecco. pronto, bravi, fantastici ragazzi di Ninjalytics. E può darvi una mano, secondo me, per vedere quale è piaciuto di più e andare a analizzare magari nel dettaglio che cos'è che è piaciuto di più. Magari prendete due post simili che hanno fatto comunque un buon risultato, che hanno avuto un buon risultato, metteteli in comparazione, vedete quali dettagli si rivedono e probabilmente magari un dettaglio di quelli è quello che ha fatto aumentare l'engagement di quel post. Ottimo. E quali sono gli errori che vedi far maggiormente per quanto riguarda le sponsorizzate? Troppi. Troppi. Non lo dico per umiltà, perché io sono bravo a fare le cose, ma è proprio non utilizzare la logica. È uno dei principali errori. L'analisi deve essere fatta sempre, ma deve essere fatta anche con una concretezza. Quindi, perché sto facendo questa analisi? Che cosa devo vedere? Che struttura logica deve avere la mia sponsorizzata? Questo è il principale errore che viene fatto. Non mettere la nostra parte umana, la nostra parte anche razionale e empatica all'interno delle sponsorizzate. Molto spesso viene messo magari una foto che è oggettivamente brutta. Ma quello che dico sempre, e mi tolgo da questo discorso, è non fate creatività belle, ma fate creatività che funzionino. Però, ragazzi, se una creatività è brutta, è brutta. C'è poco da dire, ragazzi. Cioè, se non Usare ci bene i sono. termini. No, ma mi piace essere proprio sincero e sboccato anche alcune volte, però cioè, l'occhio vuole la sua parte. Se mi mettete una creatività che è brutta, automaticamente le persone non vengono a vederla. Se la fate invece brutta perché ha un senso, quindi la vostra foto magari non è di qualità perché la desaturate, la fate magari in modo strano, però spicca perché ha quella nota del ok, questa foto è un po' grezza, quindi mi va a fare il famoso stop scroll. Quindi continui a scrollare il feed, vedi questa foto che ti fa un po' Ti ha così, conquistato. però dopo nel copy devi spiegare perché l'hai fatto in questo modo. Oppure, ragazzi, la grammatica nel copy. Mamma mia. La grammatica. Se non sappiamo parlare l'italiano, le persone non si fidano di noi. Parlavo ieri con Sofia durante la diretta perché vediamo degli erroracci e anche lei rimane un po' così perché le raccontavo che Andrea, mio marito, mi chiama Gramma Arnazzi perché quando vedo. Quando vedo magari scritto C in maniera sbagliata o H che arrivano o scompaiono, Qual dico è? ora qual è il qual è? Una Qual è? bella botta. Che poi può essere, cioè, magari non vedono nemmeno le persone che vanno a visitare la sponsorizzata, però è sempre meglio
creare una grammatica che sia, utilizzare una grammatica che sia corretta. Poi anche io sbaglio i verbi, le congiunzioni Uguale, e le uguale, mi coniugazioni. pesterei da sola a volte. Però si migliora, si capisce dove si sbaglia e roba così. Si va a migliorare. Altri errori magari che possono essere tosti, se invece parliamo dal punto di vista tecnico, è il non capire il funzionamento dell'advertising proprio nudo e crudo. Cioè, ha delle regole da seguire, ha delle restrizioni da seguire, e vi consiglio di andarvi a non leggere, studiare le policy di Facebook, perché sennò vi Ok. bannano, manetta, non ci mettono, non dicono, oh, ma povero, la sua prima sponsorizzata. No! Ti taglio le gambe, pam! Via. Mamma mia. Non è, state tranquilli che non vi vedono una seconda volta. Dopo stai lì a richiedere l'assistenza e tutto quanto. No, deve controllare bene le varie fasi, il pubblico, ragazzi, andate a studiare il pubblico, non createlo a Sì. caso. Non andate a mettere, secondo me questo interesse si può stare, no. C'è un tool che si chiama Audience Insight di Facebook, Ok, che ah, quello va di cui a parlavi nel... delineare, esatto, Sì. quello lì collegato poi a Target Beer, che è sempre uno che ho detto nel reel di settimana scorsa, mi sembra, e sono due tool fondamentali da utilizzare per trovare il pubblico. Ti fa vedere anche dove mettono mi piace le persone, quindi le pagine, per Pazzesco. capire il tone of voice da utilizzare poi nel copy, quindi la comunicazione vera e propria e tutti quegli interessi che possono essere inseriti. Meglio fai Molto un utile. lavoro proprio alla base, meglio dopo hai, cioè, più migliori sono i risultati dopo. Esatto. Se Quindi tu magari costruisci quello una pure. casa, non cominci a costruirla dal tetto. Esatto. Quindi, ho sempre una metafora per qualsiasi cosa. Fantastico. Non mi becco impreparato. Spettacolo, spettacolo. Oh, vediamo, se avete domande, ragazzi, fatele perché veramente ne sa di tutte e di più. Sono qua apposta, ragazzi. Ti chiedo una curiosità così, giusto per alleggerire. Ciao Emanuele. Ciao, Emma. Qual è stata la situazione più tragica, tragicomica che hai dovuto gestire? Ah, stai parlando della settimana scorsa, quindi proprio fresca, fresca. Ovviamente per privacy non farò nomi, però voglio raccontarlo perché è una bella botta. Praticamente io collaboro con varie realtà, non solo italiane ma anche estere, e purtroppo la cosa che mi fa rattristare di più è che l'impreparazione italiana è allucinante. Collaboro con una web agency, che non vi dico di che posto, come si chiama, Devo roba, sapere. ragazzi, l'organizzazione di quell'azienda e di quell'agenzia è una cosa aberrante, ma veramente, ti giuro, io ho dovuto, da esterno, da collaboratore, regalargli il mio servizio perché erano nelle più alte. E io, visto che comunque sono una persona buona, gli ho fatto pagare una parte. Sono, come sapete, anche un digital strategist, quindi io creo le strategie. Gli ho venduto la mia strategia e adesso gli sto facendo l'advertising per una cliente che vuole spendere 6 euro al giorno per vendere un corso di 200 euro. E ci rientra. Ovviamente no. Ovviamente no. Ci sono delle cose che devono essere fatte. Questo è quello, il famoso budget che dico che è essenziale. Poi non mi hanno detto i margini, non mi hanno voluto dire i margini, quindi io non so effettivamente che KPI guardare, cosa guardare, come valutare se è andata bene o no la sponsorizzata. Io ho messo tutto me stesso, gli ho fatto vendere 3 corsi, gli ho detto: sentite, prendetelo come buona, andate via, non vi voglio più vedere. Mamma mia, che situazione. Non Terribile. è l'unica volta che è successo, purtroppo è una cosa molto ricorrente. E per quello, tra l'altro, anche il mio obiettivo qua su Instagram, ma comunque anche con il gruppo Growline Agency, quello di portare informazione gratuita, perché non è un problema. Far vendere l'informazione è un problema, secondo me. Perché purtroppo non tutti possono magari pagare 1.000 euro per un corso.
e capirlo soprattutto, perché il problema non è pagarlo, il problema è E capirlo. capirlo e dopo metterlo in pratica ancora peggio. Ciao. Lì. È ancora peggio, quindi questo è un po' il problema italiano, secondo Prima parlavi di margine, se vuoi spiegare cos'è per chi non lo me. sapesse Allora, il bene. margine, chi lavora anche come fotografo professionista dovrebbe saperlo, che se no gli taglio le Ma così mettiamo il dito nella piaga, dai. gambe. Il margine è quello effettivo, diciamo, il valore effettivo, il guadagno che avete tolte tutte le spese. Quindi quello che effettivamente vi mettete in taschina. E viene calcolato appunto dal prezzo del vostro prodotto, sottraendo tutte le spese che avete: IVA, tasse, materiale, corsi magari di aggiornamento, elettricità, che tanti non la calcolano. Se io lavoro a casa, il mio margine del mio prodotto, dentro c'è dentro le bollette, il computer. L'assicurazione con cui dell'auto con cui vai ai matrimoni. Assicurazione dell'auto, poi è quello lì che definisce anche il prezzo del prodotto. E è utilissimo avere il margine, in realtà è la cosa fondamentale per strutturare un'azienda, comunque un business che sia di successo, perché da lì capite se state andando bene o male. Se voi non rientrate nelle spese, vuol dire che probabilmente avete sbagliato qualcosa. Esatto. Quindi il prezzo del prodotto deve partire dal vostro costo, dal costo di tutto quello che avete, quindi macchina fotografica, cavalletto, flash, tante altre Softbox, cose. qualsiasi cosa, sì. Esatto, e da lì poi calcolate quanto ci volete fare in base anche magari ai competitor e tutto quanto. Di solito per avere un budget di successo minimo dovete avere un rincaro del 30%. Del Un 30% minimo. rincaro o un margine che Il sia. rincaro intendo dal costo che avete, aumentate il 30%. Se voi spendete, ad esempio, per un singolo servizio il vostro costo effettivo è di 200 euro, 200 euro più il 30%, e allora vendo quel prezzo al Allora cliente. lì inizi a ragionare. A ragionare. Infatti, tra l'altro, io collaboravo con le agenzie di viaggio. Business, ragazzi, da non fare. Hanno il Dici. 7% hanno il 7% di margine con tutti i tour operator. E io ho dovuto studiare per tanto tempo la strategia di un'agenzia di viaggi, perché non poteva andare bene. Aveva troppi costi e zero margine. Quindi non poteva, cioè, se tu non hai margine, non puoi crescere nel tuo business, non puoi fare marketing, che è la cosa più Eh sì, non puoi importante. investire. Esatto, non puoi investire, non puoi migliorarti, non puoi migliorare la struttura o comunque tutto il processo, e è quel famoso detto del ragazzi, non posso smettere di lavorare, perché se smetto di lavorare mi cade tutto in testa, e è un male questo. E adesso non dico di vendere i prodotti a un sacco, però fidatevi che le spese inutili ci sono sempre. I mini abbonamenti, magari 3 euro al mese di qua, 5 di là, quelli sono la fine. Infatti, ho i cataloghi per monitorarli, se no, addio, chi se Ah, li io ho scorda? file su file Excel dove ho tutto scritto. Anche tu sei un fan dei file Excel. Sì, ho una cartella dedicata alla casa, una dedicata alla gestione aziendale, una dedicata agli abbonamenti, tutto controllato. Bravissimo, cavolo. Bravissimo, super. Beh, se non avete domande, ragazzi, qui noi abbiamo fatto tutto. Sicuri che non avete domande? Vuol dire che siete stati bravi a fare i compiti a casa. Sono Beh, tutti ragazzi, comunque simili. se avete domande potete scrivermi in direct o qualsiasi cosa, sono sempre disponibile. Non so quando vi risponderò, ma vi risponderò. E Sicuro. seguite le sue storie perché mettono un sacco di allegria e ci sta assolutamente. Grazie. E i post mi piacciono un sacco. Proprio sono spiegati proprio bene. E lì si vede che c'è il Grazie, copy dietro. grazie. Vedi? Copy. Grazie Si ancora per i vede. complimenti, comunque mi fa super piacere che sia stato interessante. Super, sono proprio contenta. Comunque questa diretta la salvo nell'IGTV. Così potete andarla a vedere, la salvo anche su YouTube, che così in caso se non usate Instagram dubito perché.
siete qua, così andate a vederla anche di là. Ottimo, abbiamo Ah, tutto. tra l'altro ho aperto il Vai, vai. mio canale YouTube poco tempo fa, eh. Qui, Cioè, dici il una nome del settimana e canale, mezzo. dici il nome, che così. È il mio nome e cognome, Stefano Lampugnani, proprio Ok. senza troppi dettagli. E vado a spiegare le Perfetto. stesse cose in modo più approfondito, se vi Ottimo. interessa. Assolutamente sì, perché vedere dal numero di domande che erano arrivate, direi che No, ci mi fa sarebbe. super piacere, comunque, che ci siano state tante domande. A me piace rispondere alle domande, sapete che non ho problemi a dirvi tutto. Secondo me sono arrivate un sacco perché è un argomento per cui le persone hanno un po' di amore e odio. Sanno che è utile, però sono un po' diffidenti. Perché se non, effettivamente non sai come usarlo, come massimizzare il risultato, dici sto buttando soldi. E ci sono tante informazioni sbagliate, secondo me, online. Piuttosto fate una ricerca ben approfondita, ma se ti dicessi quanti soldi ho buttato io in formazione prima di cominciare a lavorare in questo ambiente, ti spaventi. Migliaia e migliaia e migliaia di euro per capire quale funzionasse davvero. È una Capisco. cosa un po' triste da dire, Però almeno dai, adesso eh? adesso Sì. riesci a riconoscere cosa è giusto e Sì, sbagliato. adesso ho le antenne dritte e non sbaglio più. Hai fatto un bagaglio di esperienza immenso. mi è stato tanto d'aiuto sbagliare anche, devo dirlo. E noi cerchiamo di essere qua per non far sbagliare gli altri, dai. Almeno quello che si può fare Esatto. lo si fa. Esatto. Super, ti ringrazio un Ma sacco. quanto. Mamma mia! Vabbè, un'oretta, eh! Infatti, Ma mi è volata! è Mi è volata. volata! Ma perché sono argomenti interessanti, a me piacciono un sacco, quindi mi è proprio volata l'ora. Adesso Molto, molto faccio. bene. Sono stra Si contenta, ti fa una ringrazio. certa. Eh sì, eh sì. Ti ringrazio un sacco per la disponibilità, sei stato gentilissimo. Grazie a te di avermi Continua, figurati, invitato, ospitato. continua a fare le storie in quel modo perché attiri proprio per quello. Quindi, Ok. se gli altri dicono quello che dicono, che si arrangi, insomma. Sì. Continuo con la mia stupidità, ma simpatia. Fantastico, ti ringrazio un sacco, Stefano. Grazie anche a te, E Ilaria, è stato fantastico. mi è piaciuta un sacco questa diretta, sono proprio felice. Grazie a chi ha partecipato, grazie per i complimenti e ci vediamo la prossima volta. Noi intanto ci teniamo in contatto su Instagram. Ovvio. Ciao ragazzi, grazie a tutti di esserci stati. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao.